organizzato questa presentazione del libro di Don Marcello Cozzi, che già in precedenza ha potuto ospitare con la presentazione del suo libro precedente, I poteri invisibili, in quella di Rio Vero. La rivista Valori è una rivista che si occupa di, diciamo, si muove sul versante politico e sociale. Ci è sembrato particolarmente importante presentare questo libro di un nostro conterraneo che è stato vicepresidente nazionale di Libera, per cui attualmente coordina il Servizio Nazionale Anti-Racket, Anti-Usura e di accompagnamento ai testimoni di giustizia. Abbiamo con noi il dottor Alberto Iannuzzi, abbiamo con noi il dottor Antonio Sanfrancesco e con noi Giuseppe Chieppa, fondatore della rivista Valori. Naturalmente, diciamo, a seguito degli interventi poi permetteremo eventuali domande che dovessero esserci da posto, e direi che possiamo subito procedere. Passerei la parola a Peppino Chieppa, fondatore della rivista Valori, che già in precedenza, proprio in questa sala, messaci a disposizione dal Vescovo, che ringraziamo per l'ennesima volta, ebbe occasione un paio di anni fa di presentare l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Peppino Chieppa della rivista Valori. Un'idea sufficiente di questo libro, dei suoi contenuti e del senso stesso che giustifica la sua esistenza e del fatto che stasera fortunatamente ne parliamo. Io sono costretto purtroppo a leggere degli appunti, perché ritengo che alla presentazione di un libro, probabilmente un mio limite personale, richiede accuratezza di particolari e sottolineatura di passaggi che, parlando a braccio, si corre il rischio di eludere. E tutto questo a danno di chi ascolta e di chi vuole capire esattamente la consistenza di questo testo. Quindi sono costretto, ripeto, a leggere. A parlare di questo testo sono pentiti di mafia, protagonisti di stragi efferate, estorsioni, traffico di armi, droga e rifiuti tossici. Si tratta di sei collaboratori di giustizia, tra i quali Gaspare Spatuzza, che ha dato un notevole impulso alle indagini sulla trattativa Stato-mafia, una vicenda in verità tuttora caratterizzata da punti oscuri e probabili complicità al più alto livello istituzionale e politico. I nomi dei sei protagonisti sono Domenico, Emanuele, Francesco, Angela, Luigi e appunto Gaspare. Attraverso le loro testimonianze personali, l'autore ricostruisce pezzi di storia italiana criminale con l'ausilio di una narrazione, quella dei protagonisti, in cui vi sono vari ingredienti: la genesi materiale e storica della devianza criminale, nutrita dell'ambiente locale e della famiglia, l'attrazione fatale per il potere, nutrita dal sogno di una identità superiore, la paura della vendetta per aver rotto un patto di sangue con le più feroci e spietate cosche di Cosa Nostra e 'Ndrangheta, la rinascita spirituale o l'auspicio di essa. Si tratta, insomma, di uomini e donne i cui connotati sono quelli di Caino, che Don Marcello incontra in carceri di massima sicurezza o in luoghi segreti, nascosti da nuove identità. Uomini e donne con i quali l'autore entra in relazione senza facili promesse di perdono, con la misericordia che viene coniugata con equilibrio alla necessaria ed imprescindibile restituzione di giustizia ad Abele per il male delle sofferenze subite, nella consapevolezza che il patrimonio più importante da confiscare alle mafie siano i loro stessi affiliati e le persone potenzialmente affidabili. Io non intendo soffermarmi e dilungarmi sui sei personaggi con una descrizione pur sintetica che toglierebbe a chi vorrà poi leggere il testo il piacere della scoperta e della partecipazione emotiva al racconto.
Pertanto ho deciso di parlarvi solo di uno di essi, non perché sia la somma delle caratteristiche degli altri cinque e di se stesso, ma perché la sua storia e il suo approdo finale evidenziano tratti fondamentali che sono comuni agli altri cinque, pur considerando la specificità delle vite di ognuno e le diverse accentuazioni tragiche del loro essere stati mafiosi. E quindi ho scelto di parlarvi di Domenico, quindi vi parlerò di Domenico, che presenta una storia da questo punto di vista esemplare e significativa. Perché sei diventato mafioso? È la domanda che Don Marcello rivolge a Domenico. E lui risponde: quante volte me lo sono chiesto anche io, chissà, forse perché ce l'ho nel sangue. E poi aggiunge, in un impeto di rabbia e di rammarico, che non lo faceva per i soldi, a me non mancava niente. In sostanza, Domenico era stregato dal potere, dal rispetto. Stare con la 'Ndrangheta lo faceva sentire importante. Dice che a 18 anni era già rispettato da tutti. Entrare in un bar, essere salutato dai presenti con riverenza, in un posto in cui tutti vogliono offrirgli il caffè, tutti lo rispettano, magari, come pure riconosce, per paura, ma lo rispettano, per lui è il massimo della gratificazione. Nato a Locri, nel cuore della Calabria aspromontana, Domenico è l'ottavo di 9 figli. La sua non è una famiglia totalmente mafiosa. Un certo legame con i Gordi è rappresentato dalla madre, dalla mamma, che è sorella illegittima di Vincenzo, il boss della cosca. Il padre è un agricoltore totalmente immerso nelle sue attività lavorative e, dice lui, non ha il tempo di frequentare certi giri. Il nonno, padre di Vincenzo, capo bastone dei Cortigli, viene ucciso a Locri nel 1967 in pieno centro storico. Ed è probabile che questo parziale legame di sangue abbia influito su Domenico. Abbandona la scuola in terza media e va a fare il muratore insieme al padre e a un parente imprenditore. A poco più di 20 anni Domenico inizia a frequentare amici e coetanei che gravitano intorno ad ambienti mafiosi. E così inizia a partecipare ad atti vandalici, furti, piccole estorsioni, con l'obiettivo di dare un messaggio di forza e di potenza al territorio. Una forza che genera paura e che è supportata dal portare le armi in tasca. Diventa il punto di riferimento di un gruppo di giovani legati ai Corti, che non crea ostacoli agli affari, agli appalti e al pizzo, cose che sono di esclusiva competenza dei Corti, una famiglia che è capace di tutto per i soldi, ad uccidere ma anche a mediare con la cosca rivale dei Cataldo in nome degli affari e delle convenienze, nonostante i morti ammazzati da ambedue le parti. Nel 2005 partecipa in qualità di complice e non di esecutore materiale all'omicidio di Francesco Fortugno, esponente di primo piano della Margherita e vicepresidente del Consiglio regionale calabrese. E questo episodio è il momento che segna in modo irreversibile la vita di Domenico, che ovviamente non immagina nemmeno come la sua vita possa essere normale dopo aver partecipato ad un delitto efferato come quello di cui è stato vittima, Fortugno. Dopo un mese, infatti, Domenico viene arrestato per altri motivi. Poi, in seguito ad indagini della Polizia di Stato di Siderno sull'omicidio di Salvatore Cordì, grazie a ciò che emerge dall'ascolto di una microspia e di un'intercettazione che registrano il commento del gruppo dei giovani di cui lui fa parte sull'omicidio Fortunio e soprattutto con le decisive dichiarazioni al PM Giuseppe Grazza di Bruno Piccolo, titolare del bar Arcobaleno, in cui Domenico e il suo gruppo si incontravano spesso proprio per parlare di quell'omicidio,
dichiarazioni che peraltro fanno emergere il ruolo di leader di Domenico a quest'ultimo, che è in carcere a Cuneo, al 41 bis, viene poi notificata l'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio Fortunio. In carcere vive la sua prima esperienza di recluso, è ignaro di cosa sia e di come si possa vivere in un carcere. Dal primo arresto Domenico ne conoscerà diversi e definisce il carcere appunto un mondo brutto. Dice che al 41 bis non resiste e che vuole tornare a casa, che questa non è vita da uomini ma da cani. Per uno che aspirava a fare il boss e che sognava una vita bella, quelli del carcere sono quindi giorni terribili, giorni in cui si rende conto che invece quella è una vita distruttiva, fatta di tormenti continui e di pensieri quotidiani a quel che ha fatto, di domande dolorose sulla sua vita, sul senso del suo far parte di un gruppo malavitoso, su cosa ci stia a fare con ergastolani, criminali di lungo corso, delinquenti radicati per così dire nel mestiere, interrogativi implacabili che lo macerano dentro e fino a farlo piangere e a farsi bruciare dal rimorso e dal tarlo del rimorso all'idea di collaborare con la giustizia, la strada è breve. E così, nel primo interrogatorio, il ragazzo comunica ai magistrati Creazzo e Colanonici l'intenzione di collaborare, di voler cambiare vita e le stesse modalità dell'omicidio Fortunio, in cui lui svolge il solo compito di rubare la Fiat 1 bianca con la quale con Giuseppe Marciano e Salvatore Ritorto eseguono materialmente il delitto. A determinare questa scelta, dice lui, è il 41 bis, il carcere di isolamento e di massimo rigore. Se fossi stato in cella, dice, con gli altri, non l'avrei mai fatta questa scelta. L'isolamento invece ci costringe a riflettere, a pensare. Dopo aver parlato di Fortunio con i magistrati, Domenico si sente come liberato dal peso di un macigno che schiacciava la sua coscienza inquieta. Trova nella fede il conforto e l'amica che lo aiuta a convivere in modo accettabile con la solitudine e l'isolamento totale. Scopre che una vita da mafioso non serve a niente e che ti fa perdere tutto, a partire dalla famiglia, che lo rinnega e lo considera un infame perché collabora con i giudici. Per la sua famiglia lui è come se non esistesse più, anche perché, afferma Domenico, forse lo fanno per paura. Stando in quel contesto, all'opera, dove sono conosciuti da tutti, posso immaginare come vivono. Vivono male perché sono stati allontanati da molti. Ormai siamo una famiglia di infami. Riflette sui patrimoni dei mafiosi ed afferma che i soldi, se li fanno solo i boss, agli altri non arriva niente. Ai boss le ricchezze, a noi anche le briciole. All'opera i soldi andavano solo ai cortini. Eppure si chiede, a che gli servono tutti questi soldi se finiscono i loro anni in galera? A che gli servono se non li possono godere? Questa è gente senza futuro. I cortini pensano solo a loro. Quelli che gli stanno dietro ci riflettono. Non c'è nessuna speranza a stare con i cortini. Sono parole, scrive l'autore di questo testo, dette con l'asprezza di chi finalmente ha preso coscienza di aver fatto un percorso di vita tendente a raggiungere traguardi sbagliati e false mete, ma anche con la rabbia di chi ha capito di essere stato ingannato. Se potesse, vorrebbe fare un appello ai giovani dell'Andrangheta calabrese, vorrebbe dire loro che non hanno futuro, che sono destinati a perdere la libertà, i migliori anni della loro vita, il rispetto delle persone per bene, un appello in cui c'è rassegnazione e insieme risentimento verso l'Andrangheta e verso se stesso. Don Marcello è investito
da una serie nutrita di domande da parte di questo ragazzo, domande che non si sa bene se siano rivolte a se stesso o all'autore di questo libro, o se siano, o se non siano invece una sorta di espiazione e un rimprovero severo alla sua coscienza per aver in parte gettato la sua esistenza in questo mondo. Rivendica con forza e ripetutamente il suo cambiamento interiore, rivendica di essere un'altra persona rispetto a 10 anni fa, e lo dice perché vuole sottolineare una diversità tra lui e i pentiti che non hanno ancora abbandonato, a suo parere, la mentalità mafiosa. È orgoglioso della scelta fatta, è orgoglioso di essere collaboratore di giustizia, di aver raggiunto una dignità ed un'autonomia di pensiero che non lo illudono su ciò che lo aspetta. Una vita difficile, in un mondo, quello del carcere, che non è la sua terra, in mezzo a persone che non conosce e con le quali deve inventarsi quasi quotidianamente una storia nuova, un'identità diversa. È cosciente di quanto sia lunga e accidentata la strada del riscatto, della liberazione per la sua terra, dell'inadeguatezza dello Stato e della stessa Chiesa. Dice che poco o nulla fanno nella lotta contro le mafie. Chiede al suo interlocutore e a chi può ascoltarlo di fare qualcosa, di convincere la gente a parlare, di sconfiggere l'omertà. Lo ripete come un mantra, perché desidera che qualcuno gli dia la certezza che questa sua scelta serve a qualcosa, sia utile a cambiare le cose nella sua opera e possa essere un esempio per chi voglia ribellarsi al dominio mafioso. Dice queste parole suscitando nel suo interlocutore un dubbio. È cosciente del dolore che ha causato e vuole provare a ripartire per un nuovo percorso di vita, o è rassegnato all'evidenza che il proprio cambiamento non coincide con l'inizio di un rinnovamento e di una nuova storia della sua regione? L'autore cerca a questo punto di rasserenarlo, dicendogli più volte: tu hai vinto, Domenico, hai vinto. Lui annuisce e con lo sguardo fisso a terra dice: è dura questa vita, è dura, è troppo dura. Scrivile pure queste cose, ma non mettere il mio cognome lì dove sto cercando di rifarmi una vita. Mi conoscono come Domenico, non sanno nient'altro di me. Ho paura che se sapessero chi sono non mi guarderebbero più in faccia. A Locri mi riconosceranno subito anche senza il cognome, e questo mi basta che laggiù sappiano che io ce l'ho fatta e che non sono più quello di una volta. Ma ti assicuro che è dura. Il colloquio con Don Marcello si conclude con una stretta di mano. Don Marcello lo segue con lo sguardo mentre va via, e forse con il cuore in tumulto, che io immagino, e a bassa voce ripete: hai vinto, Domenico, comunque sia, tu hai vinto. Ora qualche riflessione finale, concludo. A questo punto si impone, non tanto sul profilo identitario e narrativo di Domenico, che è un pezzo del libro di Don Marcello, ma sul libro stesso. Quando io ho finito di leggere questo libro, la mia mente è riandata immediatamente all'età della mia giovinezza, quando a 18 anni, spinto un po' da mio fratello e un po' dai suoi amici, divorai letteralmente I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij, un romanzo la cui trama si sviluppa attorno alle vicende dei membri di una famiglia. I Karamazov, appunto, al contesto in cui matura l'assassino di Fëdor, il capofamiglia, e al conseguente processo nei confronti di Dmitri, il figlio primogenito accusato di patricidio. Un romanzo in cui il livello più profondo è il dramma spirituale che scaturisce dal conflitto morale tra fede, dubbio, ragione e libero arbitrio. Nelle vite tragiche dei 6 protagonisti e nei loro tormenti interiori
Io ho rivisto per alcuni aspetti le idee, l'animus di Dostoevskij sulla natura umana e sul destino degli uomini. Quest'ultima fatica letteraria di Don Marcello è imperniata sulle dinamiche esistenziali, sul contesto in cui maturano i delitti, ma anche per alcuni tratti sull'analisi psicologica dei sei protagonisti, alla quale ogni tanto qua e là si sovrappone la partecipazione emotiva e quasi accorata dell'autore. E quindi, dicevo, è imperniata sulle dinamiche esistenziali e sul contesto. Alla fine, però, a predominare è il tormento interiore dei protagonisti, che attraverso vere e proprie confessioni, non richieste, ma vissute intensamente dal confessore, prendono coscienza delle loro grandi responsabilità e confessano la verità. Un po' come accade a Dimitri, processato e condannato ai lavori forzati, che però prima della condanna sente cominciare a maturare in sé un uomo nuovo, come dice Dostoevskij, che può risorgere anche attraverso la punizione, perché con le parole che Dostoevskij gli cuce, tutti sono colpevoli di tutto, volendo significare con queste parole l'esistenza ineludibile delle responsabilità di tutti, di se stesso, degli altri e della società nella determinazione del male, delle sofferenze e del dolore, e può così accettare il suo destino e la sua vita pesante. Questo libro è, a mio parere, un libro anche controcorrente e attuale. Pone in modo indiretto e senza parlare, ma in modo pertinente, un duplice problema che è cruciale e decisivo ai fini della convivenza civile di un paese e della democrazia: quello di una redenzione possibile e veritiera e quello, al contempo, dell'attuazione della Costituzione Repubblica, che all'articolo 27 così recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Credo che su questo specifico tema, che è uno dei tanti problemi non affrontati dalla classe politica italiana, alla luce di quanto prevede la Costituzione Repubblicana per molti aspetti non attuata, anzi continuamente sotto attacco dai poteri forti nazionali ed internazionali, il dottor Alberto Iannuzzi stasera possa soffermarsi molto meglio di me e con competenza. Io mi limito solo a rilevare quanto è necessario fare, ovviamente dal mio punto di vista. Non abbiamo bisogno della retorica della legalità, ma di politiche concrete che vadano nella direzione della prevenzione e della repressione del crimine, di politiche sociali inclusive, di un potenziamento e affinamento delle capacità e dell'efficienza degli organi di pubblica sicurezza, di un sostegno forte e serio alla giustizia in termini di miglioramento nei tempi processuali e di erogazione delle sentenze, come anche del livello complessivo di investigazione e di certezza della pena. Problemi che non si affrontano certamente con un Parlamento e con giornali e televisioni che attaccano continuamente i giudici, che mettono in cattiva luce i politici pregiudicati, i quali appunto metterebbero in cattiva luce i politici pregiudicati, con un paese che, dati alla mano, è il più corrotto d'Europa. Sembra che, a sentire certa politica e certa informazione, la piaga del momento nel nostro paese siano i giudici e non la corruzione, siano le guardie e non i ladri. Ai tempi di Mani Pulite, 25 anni fa, pareva che il problema dell'Italia fosse quello della corruzione, stimata dal centro dei Napoli in 10 miliardi di euro all'anno di costi aggiuntivi per le casse dello Stato. Oggi la corruzione è quasi decuplicata. C'è chi dice 60, chi 80, chi 100 miliardi all'anno. E il problema, invece, secondo costoro, è costituito dai giudici, che non devono mettere piedi in Parlamento per non infastidire i delinquenti che vi risiedono in grande stato. Ieri mi è capitato di leggere di un allarme delle associazioni delle vittime di mafia, dei familiari delle vittime,
sulla riforma, un allarme sulla riforma penale firmata dal ministro Orlando. Le associazioni ritengono che si tratti di un attacco al 41 bis col rischio di dare Skype ai super boss. E questo cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che occorra molta vigilanza democratica su questa riforma. Agire secondo etica della responsabilità di tutti e di ciascuno di noi, promuovendo ai più vari livelli della società civile una mobilitazione democratica fondata sui valori e sui contenuti della Costituzione repubblicana, la cui attuazione concreta è la soluzione autentica dei problemi che sono alla base del crimine, della sua prevenzione e repressione. E questo libro, a mio parere, è un contributo importante che va proprio in questa direzione. Grazie. Giuseppe Chiappa, direttore della rivista Valori, ha tra le sue molteplici capacità quelle di riuscire a organizzare le cose più disparate e avere le più diverse amicizie, e ha pensato bene di mettere a nostra disposizione, a disposizione anche vostra come pubblico, e vi ringrazio per essere qui, la collaborazione di un'attrice amalfitana, Simonetta Rizzitello, che ci leggerà alcuni stralci tra un intervento e l'altro del libro di Don Marcello Cozzi, Incontrato Caino. In particolare adesso ci leggerà uno stralcio dal capitolo 5, Luigi, il boss predestinato. Appade e mafia. Io però non posso fare a meno di scrivere di lui. Correrò il rischio della impalpabilità con cui ci si scontra quando si ha a che fare con perimetri vaghi e incerti e quando si cerca di stare dietro le orme dei fantasmi. Ma lo faccio con consapevolezza, perché io, questo ex boss costretto ora a vivere come se non esistesse, l'ho guardato in faccia, l'ho chiamato per nome, l'ho incontrato nei luoghi più impensabili e ci ho camminato accanto. Ho incrociato il suo sguardo mentre mi raccontava di guerre e di morti ammazzati, ma anche quando mi ha parlato dei suoi tormenti e mi ha affidato le sue fatiche di oggi. Quando mi ha parlato di vicende passate drammaticamente reali, che a poterle narrare senza veli farebbero rabbrividire chiunque, e ancor di più lascerebbero sconcertati proprio alla luce del devastante tormento interiore che in seguito lo travolgerà, cambiandogli completamente l'esistenza. Ecco, è di questo che voglio raccontare. Della sua vita da mafioso, certo, ma anche e soprattutto del fatto che in quel mondo lui ci è nato e ci è cresciuto, e quando poi ha deciso di uscirne era talmente giovane che tu non puoi fare a meno di chiederti che infanzia è quella che invece dei giocattoli ti fa toccare le pistole, al posto delle fiabe ti racconta di morti ammazzati. Che vita è quella che nel pieno prepotente della giovinezza ti fa solo pensare a come sparire per sempre. La mafia, Luigi, così ho deciso di chiamarlo, se la porta dentro come un marchio, nelle parole, nei ricordi, negli atteggiamenti, fino anche nel respiro, e non perché sia rimasto legato a quel mondo, ma al contrario, perché quel mondo gli è rimasto appiccicato addosso come carne intorno alle ossa. Figlio di mafia dunque, ma da parte di padre. Sua madre con quel mondo non c'entrava niente. La sua colpa fu semplicemente quella di innamorarsi ancora ragazzina del giovane rampollo di una vecchia famiglia mafiosa del posto e con lui farci dei figli, fra cui appunto Luigi. Ma la donna prese subito le distanze di codici, onori e giuramenti, lei non voleva sentir parlare. Per il marito invece era diverso. La sua famiglia era mafiosa da generazioni, il suo papà nel periodo fra i due conflitti mondiali non era stato solo pastore e grande allevatore di pecore, ma anche il volto di una mafia che, prima ancora di essere organizzazione criminale, era cultura, aria, valori, modo di vivere. Quando mi parla del nonno, Luigi non intende giustificarlo, né avanza presunti teoremi storici quando mi dice che mio nonno è stato uno dei primi ladroni, un brigante, quando la mafia ancora non esisteva. Non sta negando la mafia, lui semplicemente ha come riferimento la sua mafia,
quella che ha gestito lui, quella della droga e del pizzo, degli appalti e degli affari milionari, quella delle guerre e delle stragi, quella per la quale si troverà poi a guidare ancora ragazzino una sanguinaria cosca e che distinguerà dalle altre organizzazioni. Noi eravamo altro, tiene a precisare prendendo le distanze dalle altre famiglie mafiose del suo territorio, noi eravamo un'altra cosa. Ma c'era e come la mafia ai tempi del nonno. Sarà pure stata mafia di ladroni e briganti, come dice Luigi, ma sempre mafia era. E a pane e mafia il nonno ha fatto crescere i suoi figli. Mio nonno era un animale, dice chiaramente Luigi. Mandava i suoi figli a rubare già all'età di 5-6 anni per portare il mangiare a casa. Ne aveva avuto tanti e quando si è visto attorniato, soprattutto da quelli maschi, gli sembrò di avere a disposizione come un piccolo esercito. Ecco, fra tutti quei mafiosi in erba, il papà di Luigi era quello che spiccava, quello che ha capito da subito che la mafia stava cambiando, che non si poteva restare briganti, e così ha trasformato questa consorteria, fatta anche di tanti amici e compari, in una famiglia mafiosa. Morale della favola, a comandare era mio padre, non mio nonno. Grazie Simonetta. Abbiamo con noi stasera il sociologo dottor Antonio Sanfrancesco, che si è occupato di questioni di lavoro, di immigrazione, presidente del FILEF, la Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglia. Passo un attimo il microfono, scusateci per la logistica. Buonasera. Parlare di un libro con la presenza dell'autore a volte è difficile e nello stesso tempo anche emozionante, no? Nel senso che leggendo il libro io la prima cosa da sociologo potrei dire: non sono delle storie di vita, no? Non sono dei racconti, sono il metodo che Don Marcello ha utilizzato per fare questo libro, è un metodo, lui lo dice stesso a pagina 144 del libro, dice: io sono un prete, no, e li ho incontrati da prete. Cioè, nella realizzazione e nella scrittura del libro si evidenzia che non c'è da parte sua una voglia di fare moralismo o di fare di dire tu sei un delinquente, sei una persona da evitare, eccetera, ma cerca attraverso il colloquio e forse anche attraverso il metodo della maieutica di capire quali sono state effettivamente le motivazioni di tante persone che si chiamano Emanuele, Francesca, Angela, Luigi, Gaspare, che sono nomi comuni fanno parte delle persone comuni, che si sono, vivendo in un contesto, in un ambiente, si sono trovati a loro insaputo o mafiosi o dranghetisti per tradizione o soggetti che hanno scelto quella vita, no? E c'è una frase bella del libro di Don Tonino Bello che diceva: l'assassino non è un mostro, l'assassino è un nostro. Questa frase detta da Don Tonino Bello in nel luglio del 92 a un funerale di uno dei tanti Abel è una frase che ci fa comprendere il significato, le cause, la fenomenologia della mafia o delle mafie, come si dice, o di tutto ciò che è deviante rispetto a quello che sono norme e valori di un contesto sociale in cui ci sono relazioni e rapporti ben predefiniti attraverso la legalità. Questo purtroppo in Italia il fenomeno mafioso è un fenomeno che ha antiche radici, che vanno, no? Addirittura io potremmo parlare dei Lazzari napoletani, potremmo parlare dei Santi Paolo o di altre forme di arcaiche che a loro volta si sono evolute nel tempo e attraverso una regolamentazione interna fatta anche loro di norme e valori si sono autodefinite come antistato e nello stesso momento assumevano forme
e assumono tuttora forme di protezione di quello che l'antistato ha sempre dato la sua definizione come, come mafia, come camorra, come 'ndrangheta, eccetera. E al loro interno noi sappiamo che le mafie hanno delle differenziazioni e delle norme e dei valori che sono differenti fra di loro. Il concetto stesso fra l'andrina familiare e la cosca mafiosa sono due concetti differenti. La cosca ha più una dimensione di carattere molto più radicale ed organizzata a livello strutturale. L'andrina ha una dimensione molto più familiare. Si pensa che in Calabria di solito le ndrine su tre famiglie c'è un'andrina. E quindi questo fa capire come questo rapporto fra lo Stato e l'antistato sia diventato forte, assunto nel tempo anche delle forme organizzative sempre molto più differenziate, in evoluzione con quelli che sono i tempi della società. Bisogna dirlo, le mafie a volte arrivano molto prima dove lo Stato non arriva. E questo è un problema grosso che noi dobbiamo cercare di, come società civile, di denunciare. Perché se il sistema camorristico, faccio un esempio della camorra o di altri, garantisce alle famiglie affiliate e chi poi va in un determinato va in carcere, eccetera, garantisce comunque la sostenibilità e la vivibilità delle persone, questo è un problema sociale che è rilevante. Se i poveri, che molte volte sono soggetti che vengono a loro volta facilmente strumentalizzati, sono più verso chi dà protezione immediata e non verso una concezione e una visione dello Stato che offre opportunità e vede nella mafia l'antistato che si sostituisce a quelle che sono le funzioni dello Stato, è logico che c'è un problema, che lo Stato non dà effettivamente quando dovrebbe essere la sua funzione di carattere assistenziale, non dico assistenziale, ma di proteggere con delle forme di welfare più inclusive, come diceva anche Peppino. Il problema grosso della mafia in Italia è che è un fenomeno, come diceva lo stesso giudice, adesso mi viene il nome, è un fenomeno che finirà. Cioè, no, non ha, cioè, come tutti i fenomeni sociali, ha un inizio e un termine. Ciò potrà avvenire se effettivamente c'è una maggiore consapevolezza dello Stato e se c'è una maggiore consapevolezza dei diritti e anche dei doveri dei cittadini. Purtroppo la mafia non è soltanto, io ho letto le storie, sono storie che a volte sono drammatiche, persone che hanno anche scelto, no, di fare i mafiosi perché per tradizione si fa il mafioso. Però credo che la mafia può avere un suo termine quando effettivamente si danno delle risposte concrete, scusatemi se può sembrare retorica, però si danno risposte concrete ai giovani che non debbono essere costretti ad emigrare per trovare un lavoro. Quando si dà la possibilità a un povero e si dice: io non ti do l'assistenza, ma ti do un'opportunità per farti uscire dalla tua condizione di povero. Quando si dà alla famiglia la possibilità di poter accedere ai servizi, ecco, quando effettivamente c'è uno Stato che funziona, allora credo che per la mafia ci possono essere dei problemi grossi. E ritornando al libro, c'è una parte del libro che, una frase, posso leggere così, perché mi ha colpito molto questa frase. Poi cammin facendo, attraverso questo incontro, eccetera, ho iniziato a rendermi conto che ascoltare quelle storie, stare dinanzi a Caino, era come sostare in una specie di spazio indefinito, una sorta di tempo sospeso che fa da crocevia tra passato e futuro, in cui ciascuno di queste persone sa benissimo da quale esistenza proviene
ma non immagina neanche lontanamente quale storia lo aspetti, nel frattempo tutti impegnati ad arrampicarsi sulle pareti in un abisso difficile, se non proprio impossibile, da abbandonare. Ecco, chi fa il pentito di mafia sa benissimo a che cosa va incontro, però sa che in quel momento ha acquisito una consapevolezza sociale, cioè entra, non fa parte più della famiglia, non fa parte più dell'endrina, non fa parte più di quella forma di organizzazione di antistato, ma, come ho detto qua, insomma, diventa soggetto consapevole a ciò che si va incontro. Ecco, se noi, anche i cittadini, sappiamo che nei nostri comportamenti, nelle nostre modo di vivere, sappiamo che un comportamento deviante può portare a una generalizzazione di comportamenti sempre più devianti, in cui a volte lo Stato diventa antistato e l'antistato è lo Stato. Io vi ringrazio. Chiedo scusa, Simonetta Rizzitiello ci leggerà adesso un altro brano, sempre dal libro Ho incontrato Caino, dal capitolo 8, il ritorno possibile. Loro cambiano. Roma, 21 marzo 2014, chiesa di San Gregorio VII, a 2 passi dalla cupola di San Pietro. Fra i banchi ci sono così tante persone che molte purtroppo sono costrette a restare fuori, ma non i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Loro sono tutti lì, seduti l'uno accanto all'altro. Sono un migliaio, vengono da ogni parte d'Italia, per loro i posti sono assicurati perché quella è la loro giornata, è la giornata della memoria e dell'impegno che l'Associazione Libera ormai da 20 anni organizza in ricordo dei loro cari che non ci sono più. E lì, in quella chiesa, c'è una veglia di riflessione e di preghiera, per sostare un po' in silenzio, per stare insieme, per darsi coraggio l'un l'altro, ma soprattutto per capire come far sì che quel sangue innocente non sia stato sparso invano e possa invece trasformarsi in concime per una società diversa. Perché se quelle vittime nessuno mai potrà restituirle, che almeno il loro sacrificio non sia stato inutile. Sull'altare, accanto ad un folto gruppo di preti e a Don Luigi Ciotti, il fondatore dell'associazione, c'è Papa Francesco. È seduto lì in un angolo, quasi defilato in silenzio, e sembra piegarsi sempre più su se stesso ogni volta che quelle vittime vengono chiamate per nome in una straziante, lenta litania che le cita una a una. Uomini, donne, bambini, storie spezzate da una barbarie mafiosa che dura da troppo tempo e che lacera il nostro paese. Alla fine Francesco si alza, attraversa l'altare e in un silenzio surreale si avvicina al microfono. Sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti di oggi, agli uomini e alle donne mafiosi, dice quasi bisbigliando, con parole che somigliano più a un sussurro che all'omelia di un prete. Per favore, cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettete di fare il male e noi preghiamo per voi. Convertitevi, ve lo chiedo in ginocchio, è per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso non vi darà piacere, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato e non potrete portarlo nell'altra vita. Convertitevi, ancora c'è tempo per non finire all'inferno. Voi avete avuto un papà e una mamma, pensate a loro, piangete un po' e convertitevi. Un profondo brivido mi attraversa. Penso che spesso, troppo spesso, Caino è proprio il nome di quei padri e di quelle madri che troppi figli si portano dentro quella cultura di morte e di sopraffazione. Penso al baratro dell'inferno nel quale quelli sono precipitati, costringendo anche altri a viverlo. Penso a Domenico, che dice di aver pianto ininterrottamente quando ha capito gli sbagli fatti,
e che ora si chiede come si faccia vivere mettendo in tasca soldi sporchi di sangue. A Emanuele, che se potesse griderebbe a mezzo mondo che nella mafia è tutto fasullo e va ripetendo soldi, onore, rispetto, tutto fasullo. A Luigi, letteralmente divorato dentro, giorno dopo giorno, da un tormento che non lo ha lasciato in pace finché non ha preso la grande decisione. A Francesco, che dopo una vita come quella che ha fatto si sente niente, un nulla, e fra una sigaretta e l'altra mi ripete di continuo: guarda cosa sono diventato. Ad Angela, che mentre continua a combattere, soprattutto con se stessa, sogna solo un po' di normalità per sé e per i figli, ma sa che non sarà facile. E penso a Gaspare, che non chiede nient'altro che di poter scontare la pena nel silenzio e nella preghiera. Grazie Simonetta. A questo punto, usiamo quest'altro, grazie. A questo punto do la parola al dottor Alberto Iannuzzi, consigliere della Corte d'Appello di Potenza nella sezione penale. Grazie, saluto tutti. Sono particolarmente grato, insomma, di questo invito al quale ho aderito senza esitazione, anche per la stima che ho nei confronti di Don Marcello Cozzi, per l'impegno che profonde quotidianamente in favore delle vittime della mafia e per difendere anche i diritti delle vittime di una giustizia, ahimè, a volte negata o comunque non sempre compiuta, e il coraggio anche di cercare la verità in contesti in cui operano poteri più o meno invisibili, nelle cosiddette zone grigie, dove le istituzioni si confondono con le espressioni di illegalità. E mi sento vicino a lui anche sotto questo aspetto. E ricordo anche come iniziò la nostra conoscenza, forse lui l'avrà dimenticato, ma mi chiamò, per la verità, telefonicamente, e mi chiese di avere un incontro, dopo aver, io mi preoccupai, insomma, che avere questa richiesta da parte di un sacerdote mi mise un po' in allarme, ho commesso qualche peccato particolare, insomma, mi chiesi. Poi Don Marcello anche allora era considerato un prete scomodo, prete anche tra virgolette pericoloso, ma sotto questo aspetto era già in buona compagnia. Aderì all'invito e lui mi spiegò che aveva letto una mia, diciamo, intervista resa da un quotidiano in cui avevo fatto delle affermazioni che lui riteneva particolarmente importanti su rapporti tra poteri, massoneria, eccetera, eccetera. Anche se mi resi conto in quel contesto che non ricordavo di aver reso, no, di aver detto quelle cose. Probabilmente il giornalista, forse anche andando al di là di quella che era la mia intenzione, ma leggendo quello che era, io forse volevo dire, aveva riferito queste cose. E di qui è iniziata questa amicizia, insomma, con Don Marcello, anche se non ci vediamo mai, tranne che in queste occasioni particolari. Devo dire che il libro ha un approccio diverso rispetto ai temi che sono stati già sviscerati da coloro che mi hanno preceduto, perché i mafiosi, che nelle storie precedenti erano descritti come protagonisti negativi, no? Autori di gravi delitti, stragi, adesso sono visti nella veste di collaboratori, dice, persone che hanno intrapreso, cioè, un percorso di revisione critica del loro passato, e quindi sono diventati collaboratori di giustizia. Si tratta di storie vere, drammatiche, narrate non per fare cronaca, ma per, come lui stesso dice, usando l'espressione del libro, per guardare in faccia la mafia. Cioè questo contatto di Don Marcello con queste persone in carcere lì è per guardare in faccia la mafia e cercare di capire qual è la differenza con l'uomo comune. È una cosa che mi sono sempre chiesto io. Io ormai sono da 30 anni che faccio il magistrato, mi sono occupato quasi sempre di materia penale. Sono stato, tra l'altro, oltre 6 anni ho svolto le funzioni di magistrato di sorveglianza. Andavo, non dico quotidianamente, ma settimanalmente nelle carceri per avere colloqui con detenuti. Quando andavo a leggere le loro storie, le
condanne, le sentenze, e io rabbrividivo, insomma, e mi facevo un'idea, insomma, piuttosto negativa, insomma, della loro personalità. Quando poi invece li incontravo, ci parlavo, mi rendevo conto che poi erano persone come tutte le altre, e mi chiedevo quale fosse il motivo per cui scattava in loro la molla, no, della devianza. E questa risposta in parte è data anche da quella frase che riporta, che è già stata in particolare a cui ha fatto cenno il dottor San Francesco, sì, chiedo scusa. E la frase di Don Tonino Bello, un grande, insomma, della Chiesa, che è prossimo, credo, alla beatificazione. Leggo quello che, oltre la frase appunto che colpisce, l'assassino non è un mostro come un nostro, poi dice: questa è la vera tragedia, che chi ha sparato non è un mostro, o come vorremmo che fosse un mostro, per poter scaricare unicamente sul prossimo della sua barbarie le responsabilità di questo assassino. Ma chi ha sparato non è neppure un pazzo, e forse neppure un criminale, nel senso classico del termine. È un nostro concittadino, che come ultima miccia, ha dato fuoco alle polveri, di cui almeno un granello ce lo portiamo tutti nell'anima. Cioè, è una frase forte, provocatoria, che però ci richiama al senso di responsabilità collettiva. Cioè, molte volte questi delitti, di cui sicuramente, questo è un fatto incontestabile, devono rispondere coloro che li hanno commessi, perché la responsabilità è personale, però recano una traccia del contesto sociale delle persone che girano attorno a queste persone. Cioè, noi non siamo altro rispetto a queste persone, a questi gravissimi fatti di sangue. Se vogliamo, ci sono anche dei richiami ad un'attualità anche più recente. Mi ha colpito, per esempio, dopo quel grave fatto di sangue, quell'omicidio che è avvenuto ad Alatri, di quel giovane ucciso all'uscita della discoteca, e della reazione, soprattutto da parte di varie persone, perché anche lo stesso sindaco, il quale prendeva subito le distanze. Noi, diceva, noi non siamo, non, è qualcosa che non ci appartiene, non ne siamo, diciamo, come dire, è qualcosa che è strano alla nostra cultura, alla nostra tradizione. Sì, però c'è da dire che questi fatti avvengono, insomma, no? Non si può scaricare soltanto su quella persona tutta la responsabilità quando c'erano varie persone che hanno agito in quel contesto. Quindi, se vogliamo, c'è la necessità di fare in modo che ciascuno comunque si assuma la piccolissima parte, quel granello di polvere di cui parlava Don Tonino, di responsabilità. A cominciare dai familiari, a cominciare dagli amici, a cominciare da tutto il mondo che gira attorno a questi fatti. E lo stesso, un altro fatto che mi ha colpito anche, quel fatto gravissimo, l'omicidio, l'uccisione di quei due bambini di Trento. Mi colpisce, ogni qualvolta accadono questi fatti, sentire le persone vicine che dicono: ma insomma, com'è possibile? No, fino a era una persona bravissima, sono tutte cose che danno l'esatta dimensione di come in realtà poi bisogna un po' andare a fondo, dove oggi manca in un certo senso il controllo sociale. Cioè, una volta questi fatti così gravi non accadevano, perlomeno accadevano in misura minore, perché c'era un controllo da parte dei soggetti che vivevano vicino alle persone appunto che venivano coinvolti in questi fatti. Quindi il Don Marcello guarda queste persone, queste storie, con rispetto, ma anche con disincanto. Sa benissimo che non si tratta di persone che non sono uno stinco di santo. Dice chiaramente: so che questa è gente che non gode di nessuna reputazione, so che i percorsi di queste persone non sono sovente ambigui e troppo spesso frutto di calcolo, di mere strumentalizzazioni,
di becere convenienze. Nei racconti di queste persone, verità e menzogne camminano talmente in parallelo che il confine tra uno e l'altro è così invisibile che parlare con loro è spesso come condurre una partita a scacchi, una sorta di gioco delle parti. E in realtà, diciamo che attorno ai pentiti sono state impastite tutta una serie di polemiche, di critiche, perché insomma, i pentiti non è che fanno quelle dichiarazioni avendo quale motivazione fondamentale quella di convertirsi, no? come in realtà può anche accadere, ma spesso sono mossi da ragioni di calcolo, di rischi, di convenienza, perché poi hanno la possibilità di usufruire di una serie di benefici, di misure alternative. Cioè, voi pensate che alcune di queste persone che hanno commesso reati gravissimi, omicidi, hanno la possibilità, dopo un numero limitato di anni, di poter uscire fuori dal carcere. E questo spesso, questo è un qualcosa, una scelta legislativa che ha creato anche qualche, diciamo, disappunto. Però si tratta di una scelta necessaria, anche perché, diciamo, senza la collaborazione di queste persone, fatti più gravi, stragi che sono avvenuti in questo paese, non sarebbero mai state, diciamo, ricostruite, e soprattutto non sarebbero state mai individuati i responsabili di queste stragi. Quindi è una sorta di, come dire, prezzo che bisogna pagare per ottenere però un risultato più importante. Ed è chiaro che è importante soprattutto l'uso che si fa di questi pentiti, che spesso sono stati accusati di essere manovrati. Ci sono delle storie, dei fatti, diciamo, anche non molto recenti, come per esempio Balduccio Di Maggio, colui che fece dichiarazioni che chiamarono in causa anche alcuni fatti che, diciamo, coinvolsero la responsabilità del senatore Andreotti, e che durante il periodo in cui era collaboratore di giustizia aveva commesso anche comunque dei gravi reati. Anche se poi c'è da dire che le dichiarazioni fatte da queste persone trovano dei riscontri a volte importanti che costituiscono poi la prova schiacciante rispetto alla responsabilità di queste, diciamo, degli autori di questi gravi reati. E comunque queste polemiche spesso vengono fuori quando chiamano in causa esponenti, diciamo, importanti, magari potenti della politica, o comunque persone che svolgono ruoli importanti. E la loro appartenenza all'associazione mafiosa è un marchio, come Don Marcello sa, difficile da estirpare. Come dice in uno di questi racconti Rita Atria, la giovane donna che collaborò con Paolo Borsellino prima della strage di Via D'Amelio e che si suicidò buttandosi da un balcone per non aver retto al dolore, insomma, alla scomparsa, della tragica scomparsa di Borsellino, che considerava un po' il suo padre, insomma, dopo essere stato abbandonato dalla famiglia. Scusate se leggo, ma a volte quello che dice Don Marcello nel libro è sicuramente più efficace di tanti concetti che si esprimono. Dice appunto Rita Atria: solo dopo aver sconfitto la mafia dentro di te puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo di comportarci. Questo, insomma, sono espressioni importanti, perché ci fanno capire come in realtà noi spesso vediamo la mafia, il mafioso, e lo identifichiamo con determinati comportamenti criminosi. Ma alla base c'è soprattutto questa mentalità mafiosa, che molte volte è più diffusa di quello che si immagina, che non riguarda soltanto gli autori di questi gravi crimini, ma anche le persone che stanno attorno, quel mondo di quella zona grigia, quella fatta di connivenze, di protezione.
e che, diciamo, rendono questo ambiente a volte mafioso, insensolato. E comunque c'è da dire che la collaborazione, la scelta di collaborare, diventa per queste persone un vero e proprio dramma, perché appunto, come si diceva prima, anche sono persone assalite dal tormento, anche dalla paura, oltre che dalla vendetta, ma anche di non poter condurre più una esistenza normale nella quotidianità. E c'è un conflitto fra questo che è il mutamento interiore e il ripudio, diciamo, di tutto ciò che appartiene a loro, diciamo, storie di mafiosi. E la difficoltà, perché la mafia, l'adesione ad un sodalizio mafioso comporta l'esistenza, l'insorgere di un vero e proprio vincolo permanente. Cioè, si dice che il giuramento mafioso è un giuramento che vincola il mafioso per tutta la vita. E quindi è chiaro che la scelta di dissociarsi, di allontanarsi da questo mondo, ha degli effetti destabilizzanti su quella che è l'identità di queste persone, dell'uomo d'onore. Quindi il non essere riconosciuti più come mafiosi all'esterno e soprattutto il non riconoscersi più con l'identità di mafioso, con tutti quei codici di cui si ammanta la mafiosità, e l'isolamento in cui si vive a seguito di questa scelta, che spesso porta queste persone ad aggrapparsi all'autorità giudiziaria che li segue, che gestisce il loro percorso, come una sorta di ancora di salvezza, come l'unico scopo di consentire, con lo scopo unico di consentire poi la cattura delle persone che accusano. Quindi, attraverso la storia dei protagonisti, il libro ripercorre un po' anche la genesi dell'adesione al sodalizio mafioso, che Domenico, di cui si è già parlato prima, ma Francesco Fonti, che chiama in causa potenti, faccendieri, corrotti, e parla anche della cosiddetta zona grigia dell'istituzione. La vicenda, diciamo, non so se sicuramente se ne è parlato molto, dell'inabissamento della nave che conteneva rifiuti radioattivi. Ma l'autore non lesina, diciamo, anche indirettamente, seppur attraverso la voce dei pentiti, critica alla Chiesa stessa, perché non sempre prende le distanze da queste persone, forse più per paura che per convivenza. Si parla ogni tanto, no, può essere un fatto anche cronachistico, ma l'inchino davanti alla casa del boss durante la processione è sicuramente, insomma, un segno non proprio che indica una distanza rispetto a questi personaggi, a differenza ovviamente della Chiesa coraggiosa di cui Don Marcello è espressione, di Libera. I fatti recenti accaduti durante la celebrazione della giornata della memoria a Locri ne sono una chiara testimonianza. Ma la storia più incredibile, devo dire, quella che più mi ha colpito, è sicuramente quella di Gaspare Spatuzza, che si è reso responsabile di circa 40 omicidi, di cui una decina commessi direttamente, che diventa protagonista di una vera e propria conversione, una conversione che si manifesta anche proprio nell'aspetto fisico. Lo stesso Marcello, quando va in carcere per conoscerlo, e lo indica, non stenta a riconoscersi a lui. Evidentemente anche questo mutamento interiore, insomma, si riflette anche sul modo di presentarsi, e ci fa comprendere come l'adesione al modello mafioso nasce anche dall'assenza dello Stato. Cioè, in realtà Spatuzza non appartiene ad una famiglia mafiosa, ma è una famiglia come diciamo tante altre, che vive in un quartiere difficile, dove anche le esigenze essenziali però vengono soddisfatte dalla mafia a causa dell'assenza cronica dello Stato, in cui è costretta a rivolgersi ai signori del territorio. E questo è grave, diciamo, un fatto ormai risaputo, ne parlava prima chi mi ha preceduto,
la mafia purtroppo finisce per incarnare, per esprimere un antistato, cioè uno Stato che opera, agisce parallelamente rispetto allo Stato legale, Stato di diritto, e che comunque eroga dei servizi, come fa lo Stato, e a volte, purtroppo, in maniera più efficiente. Voi pensate un po', per esempio, per quanto riguarda, ecco, la sicurezza, lo Stato che deve garantire la sicurezza, che è un bene essenziale per una comunità, che invece a volte viene chiesta ai mafiosi, per esempio da parte degli imprenditori che si rivolgono al mafioso per chiedere, per ottenere protezione. E mentre prima, diciamo, che veniva imposta la protezione, c'erano i mafiosi che andavano agli imprenditori e imponevano il pizzo, adesso purtroppo sta piano piano accadendo qualcosa di diverso, cioè è l'imprenditore, il cittadino che si rivolge al mafioso sapendo di poter ottenere per le vie più brevi la soluzione di problemi che invece dovrebbe risolvere lo Stato, tra cui anche la definizione di controversie anche giudiziarie. A volte, per non aspettare i tempi lunghi della giustizia, ci si rivolgono ai mafiosi per il recupero crediti in modo più sbrigativo. E sono tutti fatti che devono richiamare la nostra attenzione, il nostro sforzo, per far sì che invece lo Stato sia in grado di affermare la sua capacità di erogare questi servizi e quindi di tutelare il cittadino. Ed è un momento storico questo particolarmente difficile, perché la mafia ormai ha accumulato dei capitali così ingenti che può permettersi anche di erogare il credito a imprenditori in difficoltà, magari riconoscendo, chiedendo dei tassi di interesse più favorevoli all'inizio, per poi farli entrare in una morsa che è quella dell'usura, che poi comporta spesso l'acquisizione dell'impresa da parte dell'organizzazione mafiosa, un meccanismo che Don Marcello ovviamente nella sua vista istituzionale conosce molto meglio di me. Quindi oggi la mafia è diventata anche più invisibile. Prima la mafia, diciamo, veniva identificata nel personaggio della persona con la coppola e la lupara, no? E quindi che faceva ricorso alla violenza. Adesso invece questo accade raramente. Voi ci avete fatto caso? Ormai fatti di cronaca, che riguardano vicende di violenza eclatante che coinvolgono la mafia, Palermo, la Sicilia, non accadono quasi più. Perché non accadono? Perché ormai la mafia si avvale di altri strumenti per ottenere questi scopi. La mafia non è che uccide per uccidere, la mafia uccide per ottenere dei profitti, anzi fa ricorso ai reati, alla commissione dei reati, uccidere le persone, comporta un'assunzione di responsabilità e la possibilità di essere assoggettati a sanzioni e pene, che chiaramente, insomma, non sono poco gradite. Ed è evidente che nel momento in cui si può far ricorso a strumenti più sottili, che hanno la parvenza di legalità, di essi se ne avvale più agevolmente, insomma, l'organizzazione mafiosa. Ma tornando al discorso appunto di Spatuzza, mi ha colpito poi l'importanza che lui attribuisce al regime di isolamento del 41 bis, che è uno, tra l'altro, dei motivi, degli argomenti oggetto anche della famosa trattativa Stato-mafia. Cioè la mafia fa molto paura il 41 bis, proprio perché è lo strumento che consente anche alle persone, diciamo, che vi sono sottoposte, in questo caso i mafiosi, di maturare poi quelle scelte di collaborazione con la giustizia. Lui stesso lo dice in maniera piuttosto chiara, insomma, in un passo del libro, quando dice: per la prima volta mi sono guardato davvero dentro, quelle quattro mura con il tempo erano diventate come degli specchi nei quali iniziavo a vedermi e a vedere il male compiuto in tutti quegli anni. Più restavo solo e più sentivo irrompere in me il pensiero di Dio.
Quindi 41 bis è importante perché oltre che spezzare questo collegamento tra il criminale, mafioso, detenuto e quelli che sono all'esterno, i suoi corri, crea, diciamo, le premesse per un percorso anche di rivisitazione critica, insomma, del proprio vissuto delinquenziale. Qualcosa volevo dire poi anche a proposito della pena, qui faceva riferimento il direttore della rivista, Giuseppe Chieppa, l'articolo 27 della Costituzione, della pena che deve tendere a rieducare il condannato, è un concetto importante che, contrariamente a quello che si pensa, serve a garantire la stessa società dalla possibilità, dal rischio che il condannato possa ritornare a delinquere. Recuperare una persona che ha commesso i reati significa creare le condizioni perché anche la nostra società sia più sicura. Questo però non sempre viene compreso. E soprattutto oggi assistiamo ad un sistema nel quale però, diciamo, il principio della pena rieducativa non funziona. Spesso, perché la pena rieducativa si avvale di una serie di strumenti che rendono la pena flessibile, costituito essenzialmente dal sistema delle misure alternative, che dovrebbero servire a favorire questo graduale reinserimento del detenuto nella società, attraverso prima i permessi premi, in cui si prende contatto con la famiglia, con il tessuto sociale, e poi via via con misure più importanti, semilibertà, affidamento in prova e così via. Però che cosa succede? Che oggi c'è il problema fondamentale e soprattutto il rifiuto della società nei confronti di queste persone, nel senso che queste persone magari possono anche intraprendere un percorso positivo di revisione critica delle proprie scelte delinquenziali quando stanno in carcere. Questo io lo percepivo spesso quando avevo questa volontà, soprattutto quando hanno la possibilità magari di poter ritornare in famiglia, di ricreare i legami con i familiari, con i figli, insomma, no? Che costituiscono una motivazione importante per queste persone, per, diciamo, riscattarsi anche dal loro passato negativo. Però poi succede che quando tornano in società, ritornano nello stesso ambiente che ha favorito la commissione di questi reati, dove magari non hanno quelle opportunità che potrebbero consentire loro di reinserirsi nella società, perché ovviamente insomma, difficilmente un imprenditore li assumerà alle proprie dipendenze quando poi magari hanno gli stessi costi degli altri, perché dovendo scegliere l'imprenditore, insomma, preferisce assumere più una persona magari incensurata, no? Problemi con la giustizia. Però dare la possibilità a queste persone, ripeto, significa creare le condizioni perché non tornino più a delinquere. Quindi andrebbero, diciamo, incentivati quegli strumenti normativi per fare in modo che ci siano più incentivi anche all'assunzione, soprattutto alla possibilità di queste persone magari di trovare lavoro, cosa che purtroppo oggi diventa molto difficile, visto, insomma, che viviamo una realtà nella quale invece anche per quelli incensurati, per persone giovani che non hanno problemi alla giustizia, diventa difficile trovare un lavoro. E quindi immaginate, per le difficoltà vengono a moltiplicarsi, ad accentuarsi per queste persone. Per cui accade spesso che queste misure alternative vengono ad essere strumentalizzate soltanto per favorire una graduale decarcerizzazione, cioè per ridurre il sovraffollamento carcerario ed evitare che magari dopo un po' che le carceri diventano piene, adottare qualche indulto che poi è la cosa peggiore, insomma, che significa mettere fuori senza nessuna possibilità di un graduale reinserimento, ritorno alla società. Non solo, ma spesso queste misure alternative si basano su situazioni apparenti, magari su disponibilità, per esempio la semilibertà, che è una delle misure più diffuse,
richiede la possibilità che il detenuto abbia, abbia un lavoro, un'opportunità lavorativa di essere assunto. A volte ci riescono pure, a volte però spesso capita che ci riescono in maniera non sempre lecita, per cui dopo magari aver svolto, aver espiato la pena in regime alternativo, queste persone poi tornano, non lavorano più, perché la loro assunzione era soltanto finalizzata a consentire, diciamo, di usufruire del beneficio penitenziario. E la stessa, diciamo, osservazione diretta dalla personalità del detenuto è un'osservazione ovviamente che non sempre ci dà la possibilità di avere la rappresentazione esatta di quello che si è. Io spesso, quando parlavo con queste persone, avevo ovviamente, mi rappresentavano sempre situazioni positive, insomma, non, quando si andava a vedere invece qual era la loro storia personale, è chiaro che venivano fuori tutta una serie di problematiche. E, ripeto, è importante soprattutto che oltre a favorire questo percorso di emenda rispetto ai fatti, ai reati commessi, ci sia soprattutto la creazione di condizioni oggettive, di opportunità che favoriscono questo reinserimento sociale, quindi rendono effettiva il principio della pena rieducativa. Concludo, diciamo, con qualche considerazione sui pentiti, molto molto sintetica. Oggi c'è una campagna di informazione che dà una rappresentazione piuttosto negativa dei collaboratori di giustizia, dimenticando però storicamente come i pentiti hanno dato un contributo decisivo per indagini di fatti gravissimi. È necessario però che questa valutazione, l'uso dei pentiti, ripeto, sia accompagnata dalla necessità di avere dei riscontri poi oggettivi rispetto a quello che dichiarano, per renderli appunto più credibili. È chiaro che la collaborazione con la giustizia per il legislatore, ma anche per il magistrato che applica le leggi, non ha una connotazione di natura morale, perché prescinde dalla sincera resipiscenza. Noi possiamo dare un beneficio, riconoscere un beneficio, anche a persone che magari non si sono pentiti realmente, che però hanno dato un contributo oggettivo, hanno consentito di individuare i responsabili, di catturare. E questa è una cosa che ovviamente espone anche a dei rischi per quanto riguarda la possibilità di il ritorno di queste persone. È necessario comunque che ci sia una verifica della genuinità, insomma, di questa collaborazione, e che soprattutto venga incentivata, agevolata, perché è stato uno strumento indispensabile per la lotta contro il crimine. E la collaborazione oggi è ciò che, come dice Don Marcello nel libro, è ciò di cui le mafie hanno paura. Le mafie che hanno paura, anche però, devo dire, di persone come Don Marcello Cozzi, che aiutano alcuni di questi mafiosi a cambiare anche percorsi di vita. Grazie. Grazie, dottor Iannuzzi. Abbiamo un ultimo estratto che ci legge la Simonetta dal libro Ho incontrato Caino. Ho incontrato Caino. Ho incrociato i suoi innumerevoli sguardi e l'ho chiamato con i suoi tanti nomi. In quegli occhi ho visto riflessa l'ombra sinistra e cupa della morte procurata, e nei racconti la memoria difficile e scomoda di un male che difficilmente, anzi quasi mai, riescono a lasciarsi davvero e definitivamente indietro. Io non so se in quel maggio insanguinato di 25 anni fa Caino abbia ascoltato quella preghiera disperata che si alzava al cielo da quella cattedrale. So però cosa ha fatto prima e so del sangue che ha continuato a spargere dopo. E so anche che in tutti questi anni, fra questi tanti carnefici, qualcuno è davvero cambiato e che le mafie, in realtà, è di questo che hanno paura. Grazie, Simonetta.